Quando si è recato a Catania col Dino Ferrari, ha dichiarato alla polizia che doveva cambiare le gomme posteriori perché sciupate. Lei conferma quelle dichiarazioni o ho altre spiegazioni da dare? Signor Presidente, io vorrei fare due discorsi distinti e separati. Uno sia per l'associazione a delinquere e un altro per il traffico di droga. Comunque mi posso intromettere subito su questo argomento. Io ho dichiarato che dovevo cambiare le gomme, perché effettivamente io dovevo cambiare le gomme, perché siccome io avevo prestato un GTV veloce, un Alfa 2000, che me lo dava uno che aveva una rivendita di macchine, quando io sono ritornato a licenza, questa macchina non andava bene. Allora, nell'ultima sera, che dovevo partire l'indomani mattina, il meccanico non me l'ha potuto più dare. Allora sono andato da questo amico mio che vendeva macchina e ci ho detto: sai, mi potreste dare qualche altra macchina prestata, insomma, e mi ha dato questo Ferrari, però che aveva due gomme lisci. Lui stesso si interessò a comprarle a Palermo, dice: domani mattina li fai cambiare. Però precedentemente, un giorno prima o due giorni prima, io avevo telefonato al Condorelli, che ci volevo parlare perché avevo discorsi di mobili. Comunque, per questo specifico fatto, io l'indomani mattina, la sera, mio nipote si è corcato dove dormivo io, insomma, a casa mia. Siamo scesi di buona mattina, non ricordo se erano le 6, le 6:30 di mattina, a Pallavicino. Sono andato a Partan, ho preso, ricordo bene, 10 torte, 10 castate siciliane e 100 o 120 cannoli che li dovevo regalare a Teramo a qualche amico che avevo là. Mi ricordo che a Partano ho incontrato il Cusimano, che ci conoscevamo, insomma. Io ero che attendevo che mi avvolgessero questi cannoli, queste cassate. Abbiamo parlato un pochettino e mi ricordo che lui ha detto che io devo andare a Catania a comprare un camion, qualche cosa del genere, anche perché aveva molto tempo che non ci vedevamo, che ci vedevamo qualche volta a biliardo, e ci ho detto io devo andare a Teramo. Nell'autostrada, nell'ultimo rifornimento che c'è prima di uscire a Catania, io ho sceso dalla macchina e ho raggiunto che loro avevano un BMW, il Cusimano, e dopo c'era un altro amico che ho saputo che si chiamava Pedone. Il Cusimano me lo presenta in questo bar nell'autostrada, mio nipote era dentro la macchina che dormiva, perciò non ha sceso al bar. Ci siamo presi il caffè, abbiamo parlato, insomma, che io dovevo incontrare a un amico mio. Ho telefonato alla casa di Condorella e ci ho detto: io mi trovo all'ultimo rifornimento che c'è nell'autostrada, così così. E lui mi ha detto: va bene, dice, tu esci dell'autostrada, dice che io mi faccio trovare al primo bar che viene sulla sinistra o sulla destra, insomma, non ricordo perfettamente. Così ci siamo presi il caffè. Allora io ho pensato, è un pensiero che ho fatto io, ho detto: se questi devono comprare questo camion, chissà, l'amico mio Condorelli, va bene, può avere qualche conoscenza per farci che risparmiare qualche po' di soldi, insomma. Comunque, e ci ho detto io che passo che di Catania, che devo incontrare a questo amico mio. Infatti, uscendo dall'autostrada, abbiamo incontrato al Condorelli. Siccome io nella Ferrari avevo le due gomme e qualche bagaglio, insomma, con della biancheria e i cannoli, e nel sedile c'era mio nipote che dormiva, il Condorelli è salito che nella macchina con il Cusimano e il Pedone. Allora il Condorelli, siccome più di una volta che mi aveva invitato per rimanere qualche giorno a Catania per mangiare, perché in galera eravamo buoni amici, ha avuto la felice idea di passare di casa sua, che accanto a casa sua i figli avevano un chiosco di bibiti che vendevano, e mi ha detto: fai scendere qua a tuo nipote, dice che ora noi cambiamo le gomme,
dici, e dopo dici, prendiamo a tuo nipote. Ma il motivo specifico di Condorelle era perché mi voleva invitare a mangiare. Quando siamo andati per cambiare queste ruote e c'era completamente la Ferrara sul Cricchi, che il meccanico stava cambiando le ruote, passa la polizia e abbiamo avuto questo fermo che ci portano in questura. Siccome appena sentono il nome di Mutolo, sempre sa che cosa sentono, sa che cosa vedono, no, che ora io che devo dire anche qualche parola in merito a questo, subito ci hanno portato in caserma. Logicamente io, per non coinvolgere a mio nipote, perché mio nipote era un bambino, va bene, allora almeno io che lo guardavo come un bambino, insomma, abbiamo detto lì per lì non ci conosciamo nessuno. Io ho preso a questo ragazzo che era pedone e ci ho detto: senti, io dichiaro, siccome non ho il patentino, che mi stai accompagnando tu a Teramo, insomma, qualche cosa del genere, non ricordo più con precisione, però il motivo era questo. Infatti io faccio la mia deposizione che non conosco a Condorelli, che non conosco a nessuno, perché era assurdo, cioè una conoscenza di negare, ma tutto era il motivo perché non avevamo niente da nascondere e si pensava che ce ne facevano andare. Di questa la polizia gira, insomma, all'ultimo, che si vede che appena ha sentito Mutolo hanno approfondito indagini e cose, sono andati dal Condorelle e hanno preso a mio nipote. Però non è che mi dicono abbiamo a tuo nipote, mi fanno fare la versione a me come agli altri, cioè per dire che siamo caduti in contraddizione. Infatti a me mi hanno arrestato, dopo ho trascorso un mese che mi hanno portato a Teramo e da là dopo non è che ho visto più io né a Condorelle né al Cusimano e nemmeno al pedone. Questo è il punto di Catania. Ora, se mi consente... Sì, no, le consento senz'altro, ma dico, gli interrogatori che l'abbiamo detto, lei li conferma, perché credo di avere... Sì, io quello che ho detto, sì. Lo confermo, però rettificando, insomma... Rettificando, naturalmente. Sì. Cioè, anche io, insomma, io... Cioè, con le opportune... Questa rettifica, modifiche. Insomma, signor Presidente, io l'avrei potuto fare in corso dell'istruttoria. Ma siccome io ho notato che in istruttoria, cioè, c'era un modo non di scoprire la verità, ma si andava in cerca di pentiti, in caccia di accusato, no, non rida perché questa è la verità. No. Ora io non le nascondo che se lei mi avrebbe interrogato 2 mesi fa, io avrei confermato tutto, mi sarei alzato e me ne sarei andato. Però in questo tempo che lei ha fatto il processo, signor Presidente, e tutti, insomma, della Corte, io ho avuto modo di constatare che effettivamente la Corte va cercando, diciamo, la verità processuale, ma più che altro si è dimostrato umana, perché ho visto che qualche persona ammalata, che in istruttoria non c'era nemmeno il sogno che si poteva uscire, qualche vecchietto magari che stava male e che completamente eravamo tutti abbandonati, carcere, additati, sa di che cosa. Cioè io, dato questa disparità di idee tra l'istruttoria e qua la Corte presente, va bene, io cercherò di spiegarci con la maniera, insomma, per rendere... No, insomma, ascolteremo attentamente. Allora io... Prima vorrei incominciare del discorso dell'associazione, sì. Cioè in quanto concerne Buscetta e Contorno, cioè io non è che mi scandalizzo o mi meraviglio se un altro dice Mutolo è mafioso, no, perché ha 20 anni che me lo sento dire, 20 anni che io passo associazione. Io ho avuto 2 fermi all'infuori di Palermo, signor Presidente, uno a Catania e hanno fatto l'asse Palermo-Catania e uno a Napoli. Io ci parlo del 73, 2 giorni dopo che io sono uscito del manicomio di Pozzo di Gotta, ma grado ciò aveva 2 giorni che io ero uscito. Hanno fatto un'associazione a Napoli con 50 persone, va bene, e a me mi hanno messo pure nell'associazione di Napoli, tanto che dopo 3 anni che io ero latitante, che sono uscito con le scadenze di termine del carcere di Napoli, perché
ci hanno fermato il tempo che la polizia che fece indagine spiccano queste mandate di cattura, io riesco a uscire e mi porto addosso questa associazione di Napoli, va bene, per 3 anni, che vengo dopo poi sciolto quando mi arrestano nel 75. Io a Palermo fin dal 68, 1968, a parte i miei reati, non lo so, il furto, qualche altra cosa, insomma, che io l'ho commesso e l'ho pagato, ma non ci sono state associazioni a Palermo che io non sono stato inserito. All'infuori di quella di 114 io ho passato 4-5 associazioni e ringrazio sempre la Corte che io me ne sono andato sempre a sorte, però subendo sempre 2 anni di galera, 3 anni di galera, 18 mesi di galera. Perciò a signor Buscetta e Contorno, dato che io ho passato tutte queste associazioni, praticamente viene a dire, dice, Mutolo è mafioso. Vabbè, io non è che mi scandalizzo perché loro dicono che io, insomma, sono mafioso, e mi mentono sempre, cioè, accanto al signor Saro, insomma, Riccobono, che io al signor Riccobono l'ho conosciuto, specialmente in galera nel 68 che siamo stati assieme nello stesso camoroncino alla nona, e abbiamo passato assieme, non lo so, 5, 6, 7 associazioni a Palermo e a Napoli, con tutti i vari, insomma, reati che comporta l'associazione. Ora, io voglio dire questo, hanno creato questo personaggio di Mutolo perché lo allegano al personaggio di Buscetta e di Riccobono, perché essendo, cioè, per come ora io ho letto nelle carte migliaia di pagine, questo Riccobono così importante, facendo capo di questa commissione. Ora, io quello che volevo precisare è questo, Presidente, io credo che il Buscetta o il Contorno non dicono il vero, perché fin quando a me avrebbero detto Mutolo è mafioso, io, va bene, al limite l'avrei accettato, perché io capisco, magari nella mia ignoranza, che una persona che si può dire mafioso, so perché è stato in galera, so perché ha passato dell'associazione, so perché ha commesso dei reati. Però se il Buscetta che viene a dire che ci sono stati, che ci sono questi riti pagani della santina, dei giuramenti, allora io dico, vabbè, Buscetta, allora come si sbaglia per me, si sbaglia per altre persone, perché io, se un altro mi dice Mutolo è mafioso, va bene, io l'accetto, perché già io nella mia mentalità, va bene, già penso che essere mafioso è tipicamente siciliano o palermitano. Però esserci questi riti così, che giuramenti, capo, sotto capo, io insomma li sconosco. La polizia, perché mi ha inserito sempre a me in questi rapporti con Riccobono o non con Riccobono? Perché io, a parte i miei reati che ho avuto contro il patrimonio, io purtroppo ho avuto un carattere, forse perché un pochettino effettivamente sono ammalato, che quando mi arrabbio non capisco più quello che faccio. Insomma, io nelle caserme ho avuto dei diverbi con diversi funzionari, va bene? In quale che, anche senza essere denunziato, io ho avuto dei rapporti specifici a qualche commissario che ci è saltata la macchina, però i giudici mi hanno prosciolto sempre. Ora io leggo nel rinvio a giudizio che il dottor Falcone scrive, cioè, che la mia personalità di mafioso si evidenzia nel 75 con il processo di Cappiello, dell'affare Cappiello, e con l'accoltellamento di un prete. Sono presente, io, cioè, è assurdo dire, cioè, a parte che il dottor Borsellino, quando ho avuto io questa valanga, cioè come ora, di mandati di cattura, allora che ne ho avuto molti di più, tanto che il dottor Borsellino si rese conto dell'infondatezza non di questi due specifici mandati di cattura, perché allora me ne hanno arrivate una quindicina di omicidi, associazione, rapine e tutte le cose.
il dottor Borsellino e io in una specifica occasione ci ho fatto constatare l'assurdità di un rapporto che aveva fatto la polizia, che mi avevano falsificato un patentino per arrestare a due parenti miei. Il dottor Borsellino si è reso conto effettivamente che non sapeva il motivo, io che non riuscivo a capire come mi mandavano tutti questi mandati di cattura, addirittura nemmeno mi interrogava più. Arrivò al punto il dottor Borsellino nel 75-76, la polizia presentavano i rapporti con omicidi e il dottor Borsellino appena sentiva mutolo mi depennava, tagliava. Questa parola depennare io l'ho sentito dal mio avvocato, ci ha detto a me mi è arrivato questo mandato, no, dice il dottore ti ha depennato, ci ho detto ma che cos'è gallina che dice? No, dice che depennare è quando dice tagliano è. Ora è assurdo, cioè al prete che io debbo darci delle coltellate perché come dice il rapporto non voleva sposare a mia figlia e a mia sorella. Ma i fatti sono andati diversamente, cioè che effettivamente io avevo una sorella che si doveva sposare, che era fuiuta, diciamo che era scappata con il marito che ora ha 4 figli, insomma 5 figli. Questo prete, io ero in galera, aveva un battibecco con mio padre perché avevano usciti i documenti. Questo prete perdeva tempo, arriva al punto che mio padre ci dice, senta, dice, o me la sposa perché dopo io devo riuscire tutti i documenti, o altrimenti io cambio chiesa. Cioè non è vero questo fatto che non se la volevo sposare, se la volevo sposare. No. Così mio padre cambiò chiesa e si sono sposati qua nella chiesa di Santa Lucia di Rimpetto a Lucciardone. Quando dopo al prete ci hanno dato, l'hanno accoltellato, che io non so il motivo, la polizia dice, può darsi che è stato mutolo perché che cosa dobbiamo inventare? Intendiamo che il prete non voleva sposare che la sorella, ma scusi, al prete che cosa ci interessa se una persona si sposa o meno? Insomma, è questo, il dottor Borsellino completamente mi butto a sorte pure. Anche del processo Cappiello, cioè mentre in un primo tempo la polizia aveva fatto un rapporto che mi menteva come esecutore materiale a me, io parlo non di mandato di cattura, di rapporto della polizia. In secondo tempo, quando la polizia è venuta a sapere che bersagliavano tutti i miei parenti, andavano a casa per protezione, facevano spaventare i bambini, perché la polizia, so presente, è buona soltanto per fare spaventare i bambini e ai vecchietti, e dopo non è. Dopo, quando hanno sentito che io ero all'ospedale, no, all'ospedale ricoverato perché mi faceva male la gamba, perché ero tagliato da 2 giorni, hanno cambiato il rapporto e hanno messo esecutore materiale e c'era, lei pensa che c'era una guardia che mi additava, dice, io penso che la scoppettata l'ha tirato il mutolo, l'ho visto. Dopodiché, quando hanno saputo che io ero ricoverato a Villa Serena o all'Arcobaleno, non mi ricordo dove, che ero tagliato di ernantisco, hanno cambiato versione e ora purtroppo ho sentito che ci sono ragazzi condannati con la modifica che hanno fatto di questo. Comunque mi hanno inserito anche nell'associazione, il presidente mi buttò a sorte per la 7ª volta e così via. Sempre accompagnato dal signor Saro Riccobono. Ora io vorrei dire 2 parole in merito a questo personaggio, cioè a me che mi dispiace se il signor Riccobono non dovrebbe gradire quello, ma io lo devo dire perché ritengo giusto, anche per farci capire alla Corte che non è tutto vero quello che dice Buscetta e Contorno, e specialmente dei rituali che dicono loro. Cioè il Buscetta e il Contorno, che non ricordo se Buscetta, Contorno o Buscetta, ha detto che un mafioso, cioè un semplice mafioso, avendo un parente magistrato, guardacacciariere, carabiniere, poliziotto, non può essere un mafioso. Ora, appartando a Mondello, cioè è notoria insomma la cosa, cioè non ai bambini di 5 anni o di 10 anni, ma
a quelle che hanno una certa età, che il padre del signor Riccobono è stato nell'arma dei carabinieri. Cioè, come si concilia questo fatto così? Cioè, io posso portare questo elemento per dire, ma Buscetta, insomma, dice che io sono mafioso solo perché mi vede in galera, e io ci sto in galera e parlo con lei. A Riccobono, un personaggio così importante, creato sempre che dalla polizia, perché che io ricordo la polizia, quando Riccobono ha avuto questo processo nel 68-67, se non ricordo male, il Riccobono è stato condannato per un'estorsione di cavolifiore, di broccole. Ricordo come vedente che ha preso 7 anni con l'associazione, con questa estorsione di broccoli. Dopodiché questo personaggio così è diventato capo di commissione, capo... Comunque io anche in quell'occasione me ne sono andato a sorte, che mi ricordo che era il presidente Navarra, insomma. E questo concerne, per quanto concerne l'associazione. Dicevo, io sono sempre additato come mafioso, ho subito queste diverse associazioni a Telingueri, sempre perché... essendo io da Partanna Mondello, essendo amico da Saro Riccobono, sempre io non è che ho avuto mai un fermo con il signor Riccobono. La polizia dice, essendo Mutolo da Partanna Mondello, essendo il Riccobono da Partanna Mondello, essendo il David da Partanna Mondello, debbono essere mafiosi. Vabbè, insomma, se per essere mafiosi uno per forza perché conosce una persona o perché la polizia lo dice, vuol dire che sono mafiosi. Questo è quanto concerne l'associazione, insomma. Non ho altre modifiche ne deve fare a quello che abbiamo letto negli interrogatori? Sì, ora io vorrei dire questo in merito a Gasperini. Io innanzitutto pregherei la Corte, anche per farsi convincere, e non credere solo a quello che dico io, ma io spero e me lo auguro che la Corte non crede a quello che è scritto sulle carte, cioè almeno... di sentirli, di farmi fare il confronto sia con Gasperini e sia con Cimini. Ora inizio con Gasperini. Io a Gasperini, perché come ho detto, l'ho conosciuto a Palermo. Io mi ricordo che io ero all'infermeria, questo avveniva a volte per qualche visita specifica, non so perché cosa, insomma abbiamo preso amicizia, era il 77-78, non ricordo bene. Dopo lui, dopo un mese, 2 mesi, lui uscì. Io avevo da fare una condanna a 9 anni. Avevo preso sempre questi 9 anni in virtù di questo processo Cappiello, che io me ne sono andato a sorte, dovevo uscire, sono stato sequestrato dalla polizia, portato alla Sinara. Dopo che ho passato questa processura, alla Sinara io ho fatto venire mia moglie e i miei bambini. Dopo 10 giorni che io, non è che ho messo fuori che mi hanno scarcerato, a me mi hanno preso, mi hanno portato alla Sinara, mi hanno spiccato un altro mandato di cattura, va bene? E io ho pagato dei tentativi di estorsione, Mutolo, altri con Mutolo, cioè io in galera ed altri di fuori, io ho pagato 9 anni di estorsione per questo reato, e io senza uscire, cioè dopo che l'omicidio Cappiello io sono uscito, infatti mi hanno portato verso 1 di notte alla caserma, ci ho detto scusi al dottor Giuliani ed altri, al dottor De Luca, ma scusi io non sono scarcerato, perché non mi fate andare a casa, insomma, che io a quasi 1 anno e mezzo che no, e si è messo a ridere, dice tu a casa non ci vai, dice dove devo andare, dice devo andare al confine. È venuta mia moglie all'1 di notte e mi ha portato un po' di biancheria, mi hanno dato 4 poliziotti di scorta, cioè io da libero mi hanno dato 4 poliziotti di... mi hanno detto, dice Mutolo, non tentare di scappare, perché devo scappare, scusa, mi portano a Castiglione Messer Marino, arrivato là andiamo al municipio, mi danno un marconogramma e mi dicono sempre con risolino, insomma, dici sa Mutolo, lo dobbiamo portare, dice, alla Senare. Vabbè, andiamo alla Senare. Mi portano alla Senare, ho detto,
questa volta insomma posso stare qua, non lo so, un mese, 3 mesi, 4 mesi, siccome avevo molto tempo che non vedevo la mia famiglia, faccio venire la mia famiglia là, perché là si poteva stare anche con la moglie e i bambini. Dopo 10 giorni a me mi spiccano un mandato di cattura, cioè io non è che sono uscito, mi riportano in galera, mia moglie si è dovuta andare, mi interrogo il dottor Motise e io ci ho detto, ma guardi che lei tutto quello che ha scritto è falso. Sì, sì, perché io quando mi hanno arrestato per il discorso cappello, io ho dichiarato quello che avevo addosso, comunque che dopo un anno costruiscono un altro processo e io ho 9 anni, che me le faccio tranquillamente. In questa carcerazione io conosco a Gasperini. Il Gasperini, io che lo conosco, e sapevo che era per truffa, perché lui a Palermo era per truffa, era un tipo allegro che faceva ridere un romano che... Sai, che i romani sono un pochettino espansivi, insomma, ci siamo presi a simpatia. Tanto che lui dopo esce e mi incomincia a scrivere. Io nel frattempo mi faccio fare un cumulo di pena, che avevo diversi reati con le carcerazioni che ero uscito per scadenza di termine, e faccio un cumulo di pena di 14 anni e 3 mesi. L'avvocato che mi dice che siccome erano tutti reati contro il patrimonio e tutti i tentativi, cioè non è che c'era uno che diceva io a mutolo ci ho dato 1.000 lire o 100.000 lire, la polizia pensava che io avesse fatto tutti questi tentativi di estorsione. Dice, tu, dice, ti toccherebbe la semilibertà. Dice, però, siccome io già a Palermo avevo fatto l'istanza per i 40 giorni della buona condotta e il giudice mi aveva rifiutato anche di darmi i 40 giorni di buona condotta, che cosa ho dovuto fare? Ho fatto l'istanza e dovevo andare a Procida. Da Procida mi hanno portato a Sulmona, dove io dovevo fare gli ultimi 3 anni, 2 anni e mezzo, non mi ricordo con precisione. Cioè già io, a me mi toccava la semilibertà. Continua questa corrispondenza col Gasperini, cioè uno che in galera queste cose che le può capire, anche se scrive una persona che non si conosce, però dopo un po' di tempo uno prende amicizia, si affeziona, perché il detenuto ha bisogno di sentire un po' di affetto di persone che sono fuori. Ma io mi ero affezionato a questo ragazzo, anche perché lui mi diceva che per me poteva interessarsi al ministero, conosceva persone, come io pensavo, ma quale motivo ha di prendermi in giro? Insomma, io credevo alle lettere quello, insomma, che mi diceva il Gasperini. Tanto che con l'andare del tempo questo Gasperini aveva delle difficoltà, che doveva prendere un avvocato, che mi diceva che doveva regalare qualche cosa a qualcuno, perché io a Sulmona nel frattempo, a me che mi avevano fatto questo trattamento per la semilibertà, e all'ultimo momento il presidente me la rigetta, perché dice che i rapporti della polizia dicevano che appena io mettevo piede fuori mi davo alla latitanza, e siccome ero stato latitante dal 73 al 76, ma non è che la polizia diceva Mutolo era latitante perché aveva un processo a Napoli di associazione a delinquere. No, allora il giudice si è convinto, il dottor Guerini se non sbaglio, il presidente dell'Aquila, ma grado ciò io per qualche anno ci parlo, mi ci faccio vedere, insomma, che ero molto attaccato alla famiglia, che questa famiglia non ha mai, c'ero stato dei lunghi periodi, perché io sono presente appena io sono uscito dalla galera, ci sono periodi che sono stato io 2 giorni fuori e mi hanno arrestato, però non mi hanno arrestato che mi hanno trovato che io ho rapinato, che io ho rubato. La polizia pensa che io rubo, perché giustamente dice, per vivere tu come fai? Non lavori, non fai niente, come fai? Cioè il pensiero che fa la polizia può essere anche giusto. Però un pregiudicato non è che va in una ditta e subito lavora e lo mettono in regola. Un pregiudicato per guadagnarsi da vivere cosa può fare? Può comprare qualche cosa, la vende, può fare, insomma,
può fare anche qualche reato contro il patrimonio, cioè si deve vivere, non è che io che posso dire sono un santo, no, io purtroppo ho vissuto sempre, se esco io vivrò sempre, o lavoro o non lavoro, e certamente non è che morirò di fame. Comunque questo Gasperini mi mette sempre a scrivere e io ci mando anche dei soldi, io in galera e lui fuori, io ci mando dei soldi. In questo carcere io faccio la conoscenza anche con un certo Combachimbe, che diventiamo molti amici. Anche perché questo Combachimbe era pittore, io allora non pitturavo, ora che mi diletto anche io, insomma, che mi ha mischiato lui, insomma, la malattia, soltanto la malattia di dipingere. Insomma, sai come sono, in galera, alla domenica che si mangiava assieme, questo Combachimbe, mentre io sono a Sulmona, dovevo uscire e mi dice, sai Gaspare, dice io uscendo ora in Italia, che ci avevano dato la condizionale, dice forte c'è il problema, dice che mi portano a Bangkok, dice a Bangkok, dice, ci ho detto che cosa, dice forse là, dice, c'è la pena di morte, dice a me mi hanno preso con 20 kg di eroina. Dice, mi puoi dare qualche po' di soldi? Dice che ci sono soldi, perché qua noi possiamo avere soldi. Comunque, se tu me l'avessi detto prima, insomma, io desidero fare questi confronti per specificare, comprare queste ed altre cose. Dice, magari ti facevo fare qualche baglio, insomma, che di mia moglie, di qualche amico mio, però io non è che ho soldi. Siccome io c'ero molto attaccato perché era un ragazzo, e lo è, perché malgrado ciò che sono pentiti, cioè il Gasperini no, insomma, che dice del falso non ha nessuna considerazione, né mi ricordo, ma il Combachimbe per me era un ragazzo molto serio, molto. Io avevo una collanina d'oro e un orologio d'oro e ci ho detto, guarda, io soldi non te ne posso dare, io l'unica cosa che ti posso dare questo orologio e questa collanina. Questo esce. Io pensavo che se ne andasse lui, che si buttava la latitante, perché aveva paura che potesse andare, insomma, a Bangkok. Invece, dopo un certo periodo, mi scrive che era in un paesino, se non ricordo male, Villalba, vicino a Roma, in quale mi dice che era intenzionato di farsi questi 2 mesi, 3 mesi che le rimanevano. Allora io ho pensato, ci ho scritto, io a Roma c'ho un amico mio che mi scrive, se tu lo vuoi conoscere, così per avere compagnia, se qualche volta che deve andare in qualche posto, dov'è. E ci ho scritto contemporaneamente a questo Gasperini, ci ho detto io c'ho un amico mio, un cinese a Villalba, insomma qualche cosa che si può riscontrare sempre, non è... Se tu mi fai la cortesia, siccome è un ragazzo che ci tengo, in questo periodo che lui c'ha, insomma, sta qua a Roma, se qualche volta, insomma, lui che viene a Roma città, se tu lo puoi fare girare, dato che mi diceva che aveva amicizie con persone dell'ospedale, insomma, questo che mi contava quando eravamo a Palermo, che era uno che era in mezzo alle belle donne, insomma, il cinese, perché è cinese, ma ci piaceranno anche, insomma, i divertimenti. Così io so che questi si mettono in contatto, mi scrivono assieme, questo che mi ci ha regalato solo alcuni quadrettini alla moglie di Gasperini, dopo questo che mi finisce la pena, insomma, parte e non lo so più niente. Io sto, non lo so, un anno, 18 mesi al carcere di Sulmona, mi rigettano la semilibertà. Allora io ero al punto che già avevo... Contemporaneamente io avevo interessato ai signori Bellavia, perché mia moglie mi scriveva che aveva fatto conoscenza con i Bellavia e in quale erano disposti, insomma, così, per senso di umanità, che dopo ho avuto modo che queste persone effettivamente sono degne di umanità, perché sono state le uniche persone che mi hanno fatto del bene, anche se per conseguenza, insomma, il bene a volte si ripaga il male. Allora, questi signori Bellavia, siccome l'Abruzzo è un punto dove ci sono molte fabbriche di mobile,
E loro mi avevano fatto anche la cortesia che io, non avendo telefono e non potendo telefonare a mia moglie, mi facevano telefonare a casa per io parlare con mia moglie. Ed è nata una simpatia così, insomma, tanto che queste persone si interessano presso i signori Caruso e Cellini ed erano disposti per prendermi come impiegato, insomma, così generico. Ora, quando a me mi rigettano la semilibertà a Summona, logicamente io mi sono trovato un pochettino in imbarazzo e più che altro deluso, perché il presidente può proprio, come vado a finire io a Teramo, perché me lo indica il presidente, io non è che scelgo Teramo perché io conoscevo Teramo, siccome il presidente mi, insomma, questo che il presidente mi fa muto, lo dice, ma io, dice, a Palermo a lei non ce lo posso mandare, dice, perché a Palermo, dice, non lo vogliono, dice, vabbè, allora io me ne vado a Milano, dice, no, Milano, dice, è una città dove ci sono molti sequestri, i siciliani non siete guardati, me ne vado a Roma, a Napoli, no, a Napoli lei ha avuto, ma so presidente, me lo dica lei dove io devo uscire, dice, in Abruzzo, così io trovo questo lavoro a Teramo. Però non so quali sono stati i motivi, dopo che addirittura io ho già la casa affittata, perché questo presidente voleva, cioè, la sicurezza che uscivo e non mi buttavo la tetante. Allora, insomma, tutto quello che dice la polizia, che è falso, insomma, che devono avere un po' di considerazione. Però all'ultimo momento non se l'ha sentito più questo presidente, me la rigetta dicendo no perché è mafioso. Quando mi arriva questo rigetto, può capire la delusione, chiamo al direttore, al maresciallo e al cappellano, ci ho detto, io di qua me ne debba andare, se me ne debba andare prendendo una denunzia, io guardo che la denunzia la prendo o con lei o con lei, io non mi litigo con un compagno mio o con una guardia per io essere trasferito, però è certo che io del carcere di Sommona me ne debba andare. Ci sto con le buone o con le cattive. Siccome era un direttore molto bravo, comprensivo umano, dice mutolo, dice purtroppo, dice lei lo sa, dice che al ministero non lo vogliono fare, non lo vogliono fare cambiare. Ora però c'è che uno quando deve uscire in regione, cioè, ne ha a che fare il ministero. Quando è sempre nella stessa regione, cioè, lo può fare l'ispettorato, cioè. Dice, io vedrò, dice, di accontentarlo, dice, anche, dice, perché capisco che lei, stando qua, dice, prenderà qualche denuncia, di mandarlo in qualche carcere dell'Abruzzo. Dice, anzi, siccome, dice, lei ha il lavoro a Teramo, dice, cercherò di farlo andare a Teramo, dice, con la speranza che il giudice Perini, dice, quando ci rifarà di nuovo questa semilibertà, dice, ce la dà. Va bene, infatti dopo qualche mese a me mi cambiano carcere e vado io a Teramo. Però a Teramo io ho chiamato al direttore, che mi ricordo che era Granito, Alfredo Graniti, un napoletano che ora dovrebbe essere a Trani, se non prendo errore, e ci ho detto, guardi signor direttore, se io devo stare qua un altro anno, cioè altri 2 anni e finisco la pena, se lei pensa che non mi può aiutare, cioè almeno mi faccio andare verso Firenze, verso la Toscana, che là so che ci sono dei giudici più buoni, cioè che credono che un individuo magari sbaglia, dopo in galera fa la buona condotta e legge, e loro dicono, io perché devo essere cattivo? Perché qualsiasi uomo o è giudice o è detenuto o è poliziotto, c'è, cioè, l'uomo buono e l'uomo cattivo, a parte se indossa la toga o se indossa una divisa, o se indossa una divisa di detenuti, cioè, però c'è sempre l'uomo, buono e cattivo. Io sapevo che in Toscana c'era il giudice Margara, che attualmente c'è, va bene, che era molto buono, ed è molto buono perché in un congresso questo giudice ebbe a dire in quel periodo che per lui una persona che se avrebbe fatto 10 anni di galera, va bene, e avendo un comportamento bene, lui credeva nell'inserimento della persona umana, perché tutti, va bene, possiamo avere quel momento che si arriva, basta, voglio cambiare vita. Va bene. Allora io avevo tutto l'interesse di andarmene in Toscana. Questo direttore, dottor Graniti,
mi dice, guarda Mutolo, dice, io non ce lo so dire perché lei sta arrivando ora, dice, io, dice, guardo il suo fascicolo e dopo magari ci dirò qualche altra cosa. Dopo 15 giorni, 20 giorni mi chiama questo dottor Granito e mi dice, Mutolo, dice, io nella mia carriera di direttore non ho visto mai un fascicolo pulito come il suo. Dice, lei ha fatto tutta questa carcerazione, non ha preso mai un rapporto. Dice, di qua sono uscite persone, dice, pericolose. Dice, però, si sono comportati bene. Con la riforma carceraria, dice, tocca a noi. Dice, perché non crediamo? Dice, se lei vuole stare qua, basta che si comporta bene per come si è comportato in altri posti. Dice, stia sicuro, che è questione di tempo. Dice, e lei, va bene. Così io incomincio a fare questa carcerazione. Mi fanno di nuovo il trattamento, che in galera fanno, chiama la psicologa, l'assistenza sociale, una specie di trattamento se il detenuto è pentito, insomma tutte cose scientifiche che io non so bene, insomma. Così io arrivo, sono sempre in corrispondenza con questo signor Gasperino che mi dice che conosce persone, interessarsi per farmi cambiare carcere, io ci dico no perché ormai qua. Però questo Gasperini, per come ha conosciuto a me al carcere di Palermo, ha conosciuto certamente altre persone, io non è che ero solo io a carcere insomma, di Palermo. Basta, a me mi rifanno questa semilibertà, anzi, il discorso che il giudice non mi voleva dare la semilibertà qual era? Perché i carabinieri e la polizia dicevano tassativamente Mutolo appena mente piede fuori si butta la detante, perché Mutolo è stato sempre o la detante in galera, la detante, ma in galera no, insomma la detante, perché facendo il conteggio dal 60 a ora io ho fatto quasi 23 anni di galera, cioè ho stato 2 giorni, 2 mesi, 40 giorni, 3 anni, 8 giorni, insomma, dopo che sono stati in galera sempre. Succede questo, il 5 febbraio dell'81, mi ricordo perché era il mio compleanno, sono a tavola che sto mangiando, mi chiama il direttore, dice Mutolo, dice lei ha una licenza, dice perché lei, dice sa, dice siccome c'è sua mamma all'ospedale, dice che è imminente pericolo di vita, dice io mi sono assunto la responsabilità, dice, le dico solo questo, dice, io mi sono assunto la responsabilità, dice, già il direttore aveva quasi un anno che mi conosceva, ma vabbè, ci ho detto, so direttore, non mi dica più niente. Così io nell'occasione che mia mamma, poverina, era all'ospedale a Villa Sofia in coma, insomma, mi danno questi giorni di permesso, non ricordo se erano 4 o 6, io vado all'ospedale, mia mamma era in coma e rientro. Il giudice dice, ma come mai questo non si è buttato, insomma, la detante? Dopo 15 giorni mia mamma muore. Allora io senza fare istanza, l'assistenza sociale mi ripresenta l'istanza, mi danno altri 5 giorni di licenza, io vado al funerale di mia mamma. Viene a mancare, cioè, il presupposto che uscendo mi butto la detante. Così dopo un certo periodo, non lo so, dopo 3 mesi, 4 mesi, precisamente il 16 maggio, il giudice mi dà la semilibertà, perché io nell'ultima volta che rientro, cioè quando è morta mia mamma, passo dall'Aquila, vado al tribunale, all'ufficio di sorveglianza, mi faccio ricevere dal dottor Verini, che lui è vivo e lo può dire, cioè questo è per il risvolto che verrà dopo, e ci ho detto, signor giudice, io la ringrazio della fiducia che mi ha dato, guardi, io non solo che mi dispiace che lei ha aspettato questo momento così doloroso per darmi la licenza, ci disse, però anche se me la dava prima, io ho detto, lei ci ho detto che se mi dà la semilibertà io non scappo, ci disse, infatti io mi sto rientrando a carcere, dice, va bene, molto lo dice, ne terrò presente. Dopo, più in là, mio padre era all'ospedale sempre ricoverato, mi dà il giudice altri 6 giorni di licenza o 5 giorni, basta, viene il 15 maggio e questo presidente si convince e mi dà la semilibertà, punto e basta. Io uscendo, che cos'è?
Subito cerco, perché deluso della prima volta che questo Presidente non mi aveva dato la semilibertà, non è che mi procuro una casa, insomma, che ha avuto il tempo, esco, chissà, non me la dà più, insomma, non è. Quando esco io non avevo nessun appartamento, nessuna, perché era mia intenzione di fare salire a mia moglie con i bambini. Però il periodo che era estivo, là, a Giulianova è una città, diciamo, di mare, insomma, non c'erano case. Allora, interessamento, allora io, tramite il Palestini, che me lo presenta un pregiudicato che era stato in galera, conosco questo Palestino, un ragazzaccio alto, simpatico, dice, come sono un semilibero, cercherei una stanza, due stanze, dice, ora mi interesso io. Siccome lui là era molto conosciuto e ben voluto, perché era un industriale, cioè non era né un delinquente né un fannullone, ma era una persona per bene, cioè una delle persone più per bene che c'erano a Giulianova. Questo dopo 4-5 giorni mi viene a trovare dove io lavoravo e mi dice, senti, c'è una villa in costruzione. Dice, no, in costruzione, una villa vecchia che la stanno restaurando. Siccome qua, dice, nel periodo estivo, dice, si lavora poco perché le persone, dice, se tu, dice, la vuoi, dice, però, dice, è tutta, dice, sgangrata, dice, ma a me che mi interessa, insomma. E trovo per 900.000 lire una villa che c'era il piano terra, il primo piano e il secondo piano. È un terreno che potevano, cioè l'unica villa che c'era a Giulianova con questa disponibilità di questo giardino, tutto, però la villa era tutta. Subito cerchiamo di metterci una doccia, ci facciamo attaccare l'acqua. Vabbè, verso giugno, quando finiscono le scuole, mia moglie con i miei bambini sale a Giulianova. Sale a Giulianova, mi faccio il periodo, sono sempre in contatto con il Gasperini. Questo Gasperini allora mi dice, appena vede questo, dice, siccome c'è la mia bambina che c'ha di bisogno di sole, dice, posso mandarti qua a mia moglie con la mia bambina? E io ospito, non mi ricordo se 20 giorni, un mese, 40 giorni, la famiglia Gasperini. Lui però veniva per esempio il sabato, il venerdì, si stava 2 giorni, 3 giorni, e io ho una licenza di 10 giorni, cioè quando a me mi danno la semilibertà, mi danno, perché era una consuetudine a tutti, che quando danno la semilibertà il Presidente dà 5 giorni, 10 giorni, 8 giorni che di licenza. Siccome io ero lontano, mi dà 10 giorni per prendermi tutta la famiglia e salirla. Quando io scendo a Palermo, il Michalizzi, Salvatore Michalizzi, mi fa, dice, Gasperi, dice, c'è Gasperini che mi dice che ha molte amicizie a Roma, dice, e si sta interessando, dice, Puzzosaro, dice che siccome c'aveva 3 anni e mezzo di quel processo del 68, di questa estorsione con l'associazione, dice, però c'è chiesto 100 milioni. Dice, tu che cosa ne pensi? Dice, io non è che lo conosco, io l'ho conosciuto in galera, posso dire che mi ha scritto tutto questo periodo. Cioè, io ho fiducia, altrimenti non ci avrei più risposto alle lettere. Però io non è che posso pensare questo quando ha questa somma di denaro, si butta là tanto, insomma, e si piglia questi 100 milioni. Cioè, per me è un bravo ragazzo, però al punto che io assicurarti qua questo possa fare, possa dire, no. Sì, sì, vedi tu, dice, se questo effettivamente ha queste amicizie, dice che lui dice a Roma. Qualche cosa anche per me. Dice, va bene. Insomma, e io so che lui si sta interessando, infatti conosco delle persone, ora io non sto, non è quando io
che incontrava a una persona che ci diceva lei come si chiama, e quello che mi dava la testa. Conoscevo al signor Mara, al signor Totuccio, al signor Vincenzo, insomma, che si andava al ristorante a mangiare qualche cosa, al bar per prendere qualche cosa. Più delle volte io passavo di Roma nei periodi che a me il giudice di Pescara mi dava i permessi per andare a Palermo. Anche perché io, quando sono uscito a Semilibertà, non è vero che io non ci andavo, perché come ha dichiarato il signor Caruso e Cellini della Frabbica, io capisco, va bene, la paura che hanno avuto queste persone quando sono stati interrogati dai giudici, va bene, questi che cosa potevano dire? Qua non veniva mai. Invece io, almeno di mattina ci andavo, perché era giusto che lavoravo. Infatti tutte le volte che veniva l'assistenza sociale, qualche volta che venivano i carabinieri, scusa, che ci dicevano assegni protestati, ce n'è, a me che mi vedevano sempre in ufficio, io non è che non c'ero. Era assurdo che io vado a Semilibertà e non vado a lavorare. Viceversa, di starci 8 ore, ci stavo 5 ore, va bene, ci stavo 4 ore, ci stavo 7 ore, però ci andavo. Infatti quando a me mi arrestano a Catania per questo discorso che mi fermano a Catania, io incontro al Cristaldi venerando, va bene, che questo parlando, perché in galera che si diventa pettegole, non è, mi dice che lui aveva 6 mesi, che aveva una domanda di grazia a Roma, e dice, e come mai, insomma, dice dormono a Roma, io ho un amico mio, però ci vogliono un po' di soldi, almeno, non ti preoccupare, insomma, se ci vogliono un po' di soldi, ecco perché nasce dopo la conoscenza che il Cristaldi Salvatore a me mi scrive, perché uno parlando si fa ricordando, e mi scrive, o Cristaldi venerante mi scrive e mi dice, mio fratello ha parlato con quelle persone, tutto a posto, si riferisce, signor giudice, alla domanda di grazia che aveva il Cristaldi venerante, che me ne parlò a me. Comunque, io mentre sono a Semilibertà e c'ho la famiglia di Gasperini alloggiata con me, dopo sta un certo periodo e la moglie se ne va, però non ricordo se mentre c'era la moglie o quando non c'era la moglie, viene il Gasperini e il Compagini. Io dopo tanto tempo si vedo a questo Compagini, va bene. Da premettere che io però di tanto in tanto, anche mentre ero a Teramo, ricevevo, specialmente nelle festività, qualche cartolina di Compagini. E negli ultimi tempi, quando io ho cambiato carcere, lui mi dice, se tu mi vuoi scrivere, dice, puoi scrivermi a questo indirizzo, che non ricordo più, insomma, era a Bangkok. Comunque, però io qualche volta in galera ci ho scritto qualche cartolina, così. Non ricordo se era il mese di settembre, di agosto, la prima volta che io rivedo il Compagini, lo rivedo io a Giulianova. Non ne attene, ma all'Hotel Michelangelo, perché io non l'ho letto tutte le carte, perché l'avvocato mi portò una montagna di carte, era più la confusione che stavo io, che mi stava entrando in mente, non ne altro, dicevo, ma questo io sono. Mi guardavo allo specchio e dico, ma io tutte queste cose io non so, me le ho fatte, ma vediamo ormai. Comunque io rivedo al Chimmi con il Gasperini. Sentiamo adesso. Le ho visto, ho fatto parlare senza interromperla, anche se chiamo adesso di condensare, però, sì, no, ma stiamo arrivando, non... signor Presidente, sì, cioè, anche per comprendere, sì. Cioè, lei, cioè io come mai ho queste amicizie con queste persone, perché se io le dico però... non è vero, o conosco a queste persone, dice, ma queste persone, cioè ha tutto a uno strascico ogni personaggio che io conosco, perché io non è che dico ora. Io sto dicendo che li conosco, perché io credo che la Corte... Ho capito l'intento, infatti non l'ho interrotto, però adesso cerchiamo di concretare, soprattutto... Sì, ma ora stiamo arrivando nei punti in cui si deve... Perché qua che sono stato tutto lo scenario, infatti fino a qua ancora i scenari e dopo senza nelle cose più...
Comunque io la prima volta che vedo a questo Compa Kim, non ricordo se fu nel mese di agosto o settembre, a Giulianova, non a Teramo, perché a Teramo io mi prendo la stanza nell'albergo, cioè dopo che mia moglie se ne scende, dopo che incominciano le scuole. E non è vero che io pagavo 600.000 lire al mese, ma io avevo una stanza che mi facevano il trattamento da studente e pagavo 120.000 lire. Quei 600.000 lire che dicono che effettivamente forse io le ho pagate vero, ma è stato nel periodo di Natale che a Teramo è venuta tutta la mia famiglia e un nipote mio a accompagnare ai bambini e logicamente sono state là 8 giorni o 10 giorni perché già io sapevo che per Natale il presidente, il giudice doveva dare le licenze di Natale a Capodanno, dice dopo me ne scendo con mia moglie per farci visitare un pochettino Teramo, insomma. Comunque io la prima volta che vedo a Chibbe dopo la mia detenzione a Sulmona, lo vedo a Giulianova e viene in compagnia di questo Gasperino. Anzi, il Kim, per farmi una cosa gradita, addirittura mi dice che aveva qualche chilo di eroina, insomma, dice se tu la vuoi, dice. Ma io ci dico, guarda, io dell'eroina non ne capisco niente, non ho la possibilità. Allora il Gasperino gli dice, ma come, tu hai tanti amici a Palermo, ma scusi, gli amici che ho io tu non li conosci qualcuno, insomma? Ci sta, ma comunque io non mi posso prendere questa responsabilità di prendermi questa cosa che io non conosco, insomma, e come faccio a pagarti? Io insomma non ce l'ho. E il Kim se ne va, io non so se questa roba loro se la portano a Roma, se la portano in America, se la portano in Thailandia o la scendono in Sicilia. Io a Compa Kim per un certo periodo io non lo vedo più. Mi finisce a me, iniziano le scuole, Kim ritorna un'altra volta a Giulianova con la moglie. Sono stati a Giulianova 8 giorni, se, però non mi fa più discorsi di droga, di parlare, niente, sta a Giulianova. In questo periodo che io sono a Giulianova e conoscevo io al Gabrielli, al Palestini, qualche volta il Palestini accompagnato al Gasperini a casa a Giulianova, cioè non che si conoscevano il Gasperini con il Palestini, siccome il Palestini veniva a casa mia e c'era a volte questo Gasperini, per non ci far prendere la corriera, allora pregavo a questo Gabriele, che era una persona, ripeto, molto gentile, molto cordiale, e qualche volta l'accompagnò a casa, insomma, a Roma. Io a giugno mia moglie se ne scende, io lascio la villa, non ho più motivo di stare in quella villa, anche perché ci dovevano fare delle riparazioni, e già io mi prendo la stanza nell'albergo Michelangelo. A ottobre, quando il Gasperini va a Bangkok e dopo ritorna in Francia e viene arrestato a Orly con 4 kg e mezzo di droga, il Gasperini dice che io da Teramo ci telefono a Bangkok perché lui a sua volta era partito perché doveva parlare con Kim, col capitano della nave, se abbiamo capito le dichiarazioni che fa lui, e io ci dico, ma senti qua, per non scendere niente, scende 5 kg di droga, 4 kg di droga, scende 5 kg di droga, vabbè, dopo questo va in galera. Ma io posso dire che io non lo so che il Gasperini è a Bangkok e che Gasperini viene arrestato. Io vengo a sapere che Gasperini è arrestato perché la moglie mi telefona a me a Giulianova e a Teramo all'albergo e mi dice che mi voleva parlare. Ci disse, ma scusi, io posso venire a Roma, insomma, appena a me mi danno la licenza, io passo di Roma e vengo a vedere, però, e mi ricordo che questa signora piangeva, che già io,
che la conoscevo, che molto bene, che ci chiamavano di tu, insomma, non ci sta, appena mi è possibile io vengo. Già nel frattempo c'era mio nipote a... no, ancora mio nipote non c'era, a me mi danno la licenza e io per andare a prendere l'aereo a Roma prima passo da questa signora Anna Ianni e mi dice che il marito era stato arrestato in Francia, però non sapeva che cosa, io dico, ma che cosa può essere, ma tuo marito che cosa è? Dice, io già ho parlato, dice, con l'avvocato, dice, e l'avvocato mi ha detto che aveva morfina o hashish. Non lo so. Comunque, e mi dice, sai, siccome Franco mi ha scritto, dice, se tu ci scrivi, se l'assicuri, dice, vai, che tu puoi pensare per Deborah, che sarebbe la bambina, dice è un dice, fammi a cortesia, dice, perché mi ha scritto questa lettera, mi fa leggere questa lettera che ci scrive, io la leggo, certo, uno che in galera, insomma, lui diceva nella lettera che non sapeva che cosa c'era dentro le valigie, perché dice che ci avevano fatto lo scambio delle valigie. Comunque io ci scrivo mezzo rigo di lettere, che dopo lui questa lettera mi sembra che ce la dà al dottor Falcone, al dottor Ayala, dicendoci non ti preoccupare, spero che sia qualche sciocchezza, per quanto concerne a tua moglie non ti preoccupare, che qualche cosina, insomma, quando posso ce la do io. Però io scendendo a Palermo, che vado a licenza, parlo con qualcuno che io già sapevo che lui c'era molto amico con qualche palermitano e ti dico, ma questo Gasperino non lo so, questo dice, è andato a Bangkok, doveva scendere questo po' di roba, dice, e l'hanno preso, dice, in Francia. Ci dice, ma guardate che la famiglia ha telefonato a me che senza soldi, cioè, mi hanno dato 1 milione. Dice, quando risale, dice, ci passi dalla signora Anna, dice, e ce le dà. Va bene. Io ci passo, quando salgo ci do questo 1 milione, non ti preoccupare perché sicuramente ogni tanto mi daranno qualche po' di soldi e te li darò a te. Ora, questa era sempre continuamente in contatto con me, che mi telefonava, la Bellu, eccetera, eccetera. Però lei, signor Presidente, deve tenere presente, da questo momento, io non lo so, perché io l'ho saputo quando ho letto le carte, io ero sotto controllo dalla polizia, perché nell'ufficio di Gasperini, vabbè, trovano una lettera che io avevo scritto dal carcere di Sulmona, a Gasperini, trovano una fotografia mia, trovano il mio nome, perciò io subito ho la narcotica dietro le mie spalle, perciò lei pensa che non mi controllano se io vado a lavorare, se io faccio traffico di droga, cioè Gasperini viene arrestato il 10 ottobre, esatto, se non ricordo male. Perciò io dal 10 ottobre, dal 12 ottobre, il 10 novembre, io dal 10 novembre ho la narcotica, che ora io leggo i rapporti competenti, che io ero giornalmente, c'era la signora dell'albergo che doveva dare informazione alla polizia, io le telefonate che facevo, le persone che vedevo, va bene, perciò è assurdo che io se telefono a Bangkok o in Australia, come dicono i carabinieri, quella signora non ce lo dice, perché sera per sera doveva informare la polizia quello che faceva. Sì, ma è interessante questa dichiarazione di Gasperini, perché Gasperini ha detto questo? Insomma, qual è il motivo? Ma io so, Presidente, io non lo so. Quello ma che ha detto, che l'è stato contestato poi anche nel suo sogno. Ma Gasperini mi dice questa cosa, che è, cioè Gasperini dice che tutta questa merce che ci portava in un certo periodo il Kimby, dice la portava a Palermo, cioè per la mia organizzazione. Esatto, insomma, almeno se... Ma scusi, io che quale organizzazione poteva avere, che io ero uscito di galera e la prima volta che venne Gasperini e Kim, io ci dico, io non ho possibilità. Sì, ma secondo lei forse perché ecco, secondo me il Gasperini, siccome conosceva qualche persona che eravamo amici, vabbè, però io certamente non mi riferisco a Ricco Bona, va bene, io parlo di altre persone, che Gasperini sapeva che potevano essere amici miei. Amici suoi? Sì, signore, magari Gasperini pensava che, cioè, che andando da quelle persone, cioè, facevano parte
Cioè che io ero in quota con queste persone, insomma, almeno io credo, però Gasperini con me, non è vero che dice Gasperini che una volta portò 3,5 kg di eroina a Palermo e a me mi ha incontrato all'aeroporto, scusi, ma l'aeroporto è a Roma, si ci va di proposito, io se avevo l'appuntamento con Gasperini, perché lui ci doveva portare 3,5 kg di eroina a Palermo per conto mio, perché li doveva portare alla mia organizzazione, per come la chiama il giudice, ma scusi, io quale motivo ho di andare all'aeroporto? Che io, uscendo dell'autostrada dove abitava Gasperini, erano subito, uscivo dell'autostrada e subito c'era la casa di Gasperini. Cioè io non è che mi dovevo mettere nel centro di Roma che per andare io a casa di Gasperini. Gasperini nella sua prima dichiarazione che dice? Dice i primi 3,5 kg che lui portò perché ce l'ha dato Kim, dice ce le porta a Palermo, cioè fa capire che io sono andato all'aeroporto per controllarlo, per dirci, ma questo non esiste, io non ho saputo mai. Vabbè, che insomma, Gasperini... Vediamo se l'avvocato ha delle domande da fare, pubblico ministero, nessuna. Sì, dunque... Ma io ancora vorrei rettificare, cioè, il discorso del Maugeri, del Cristaldi, cioè, sì, ma deve essere più rapido, altrimenti interroghiamo solo lei questa giornata. Il discorso del Maugeri con Cristaldi che viene a casa mia mandato dal Condorelli, c'è il pacco, il pacchettino e dopo si discute il macchina, perché qua, vedi, sono presente, lei leggendo magari si annoierà, perché tra quello che c'è scritto e quello magari che ci racconto io, lei dice, ma insomma, possibile che sono due cose così contrastanti? Perché logicamente ora io ci devo fare capire a lei questo asse Palermo-Catania come nasce questa fantasia, perché io, cioè, mi è rimasta una cosa impressa quando il giudice ha detto che il dottor Falcone ha letto nei pensieri del signor Buscetta, ma il dottor Falcone non è che ha letto solo nei pensieri del signor Buscetta, ma a me mi sembra che il dottor Falcone ha letto tanto nei pensieri, cioè, di quello che uno poteva fare. Ma non devaghi, andiamo all'essenza. Allora, a me quando mi arrestano, esatto, il 17 giugno dell'82, a me non è che mi arrestano per il traffico di droga. Guardi che a me mi arrestano perché è successo la strage alla circonvallazione. Cioè io ho interrogazione alla questura, ai carabinieri, perché io vengo interrogato per la strage di... E subito già si parla di Condorelli, di Santa Paola e di altri. E mi dice, tu dove eri a quell'ora? Io dove ero? A casa mia. Logico, dice. E c'era soltanto tua moglie? No. Guardi che ci sono 5 persone che nemmeno io conosco, perché siccome io abito con mia suocera, allora io, siccome ho intenzione di rimanere in casa con mia suocera, siccome mia suocera ha un pezzo di veranda e io ho guadagnato un po' di soldi, sì, io sto facendo fare a mie spese questa lavorazione in modo che io possa stare in casa con mia suocera, perché io non ho nessun appartamento, non è. Infatti ci sono 5-4 muratori con me, che io nemmeno so come si chiamano, uno è un cugino mio, gli altri io non li conosco. Saggio che si chiamano Peppino, Totò, lavoro, e io sono stato la mattina a aiutare a loro. Esatto. Mi fanno l'interrogatorio se io conoscevo questo Santa Paola, se conoscevo altre persone di Catania, io ti dico no, perché il momento, insomma, che io vedo che questi carabinieri hanno il sangue negli occhi, perché giustamente era successo quella strage, ma insomma, com'è che posso dire io sì, conosco al Condorello o conosco a qua? Io a Catania non conosco nessuno, va bene? Che purtroppo uno a volte fa più male. Quando il dottor Di Pisa o i carabinieri vedono che dopo 2 giorni che ci avevano preso a 15 persone ci stavano rilasciando a tutti, purtroppo sempre per discorso, perché Mutolo deve entrare in tutti i posti, allora spunta questa associazione che mi ha letto lei poc'anzi di traffico di droga
Però non è che era in programma, signor Presidente, perché a me mi arrestano per il discorso della droga. Ma lei mi ha detto che ora io le spiego come è avvenuta questa asse Palermo-Catania. Esatto. Chiaramente, ora, a me io vengo in primo tempo interrogato dai carabinieri per questa... E questo lo sappiamo. Sì. Per questo discorso della strage mi debbono rilasciare e mi danno questo mandato di cattura per droga. Esatto. Perciò io dopo vado al manicomio. A me l'interrogazione che mi vengono fatte e le cose che mi vengono dette non sono per il traffico di droga, va bene, dopo io che lo capisco dopo tempo questo, lo stesso fucile che è stato fatto la strage della circonvallazione, dopo fa l'uccisione del generale della Chiesa, esatto, perciò io nella carta ci sono quelle due interrogazioni, però io ho avuto più visita dai giudici e da altre persone che a me mi sembravano giudici, dopo che è morto il dottor della Chiesa, il signor della Chiesa, a me mi venivano e mi martellavano prospettandomi un sacco di cose, va bene, che io, come se io dovesse sapere per forza chi avevano questi calabiscioffi, questi fucili, insomma. Dice, a meno lei, dice, essendo lei amico di Saro Riccobono, dice, lei deve sapere queste fucili chi ce l'ha. Ma scusi, ma a lei che ce lo dice che io sono amico di Saro Riccobono? Per me è tanto piacere che io sono amico di Saro Riccobono, perché io l'ho conosciuto in galera e ho un bellissimo ricordo. Ma scusi, perché io per forza devo che sapere che è questo fucile? Questo sono argomentazioni. Presente, a me mi mandano diverse mandate di cattura anche di Catania, che dopo mi prosciolgono, perché l'assi, infatti, come lo spiega lei, che il dottor Fabbi, questo dottor Fabbi che dice che io ho conosciuto per la semilibertà, e io un pochettino ho accennato al discorso, dice che questa è una persona del sito. Scusi, ma io a questo dottor Fabbi ci potevo dire che poteva avere un carro armato, qualsiasi altro tipo di pistole, di fucile, ma guarda caso io ci ho nominato questo Calabascioff che io non l'avevo sentito dire mai in vita mia in quel periodo. Ora questi fucili hanno una storia tragica e famosa, va bene, ma in quel periodo in cui ci parlo io, questo Calabascioff io nemmeno sapevo che cosa era. Infatti io ci ho detto al dottor Falcone che mi ha detto lei... Guarda, se questo dottor Farbi avrebbe detto allora, che io ci dovevo dare un carro armato... Quello che lei dice è che sono, insomma, tutte cose che non hanno... Presente, ma a me mi si contesta anche il discorso che dice con McKinney, che io ero a conoscenza di questo traffico di droga, di questa nave. Io non lo so anche perché il Kim, insomma, dice questo, però io... Leggendo le dichiarazioni del Kim, e non tutti, perché non ho avuto modo di leggerle per fattore di tempo o per fattore perché l'avvocato non ha potuto prendere tutto l'ammasso di... Io leggo in una dichiarazione del Comba Kim, che Comba Kim dice questo. Quando c'è stato il traffico della nave che la nave è stata presa a Porto di Suel con di 200 e dispari chili di eroina e i siciliani ci dovevano dare 750.000 dollari ancora, il Kim mi dice questo, dice, io, dice, non ho potuto reclamare i 750.000 dollari perché al momento che hanno arrestato il Palestini, dice, io ho rotto tutti i contatti con i siciliani, cioè non avevo nessun altro punto di riferimento a Palermo. Ora io dico questo, sono presente. Se con Kim cioè, fa una lussazione, effettivamente, perché il Kim è stato anche a casa mia, il discorso che lui dice che io ti ho fatto vedere la villa cinese di casa mia, è vero. È vero. Perché insomma, cioè, qua c'è stato un principe cinese. Il con Kim, cioè, quando lui dice, se con Kim è vero tutto quello che dice prima, che io sono in contatto con lui e che io sono sapitore di questo discorso. Logicamente quando la nave viene presa, cioè facciamo questa riflessione, quando la nave viene presa e lui deve avere i 750.000 dollari, non c'è motivo di dirci al giudice io quando hanno arrestato al Palestini non avevo più a chi rivolgermi a Palermo.
perché lui benissimo mente. Sapeva casa mia perché ci era andato diverse volte. Quando hanno arrestato a Comba Kim aveva il mio indirizzo, perciò il Kim non è che è un fessacchiotto che non sa dove è Palermo, vabbè. Quello poteva venire alla stazione, poteva andare a casa mia, parlare con qualcuno dei miei familiari e dire: vero, a me mi debbono dare 750.000 dollari. Ma siccome il Kim sa che il mutolo, se reclama questi soldi, io ci dico: ma scusa, tu che cosa mi hai dato? Esatto. E Kim, insomma, non mi può chiedere i miei soldi. Il Kim, io allora il rapporto... perché avrebbe detto, perché avrebbe fatto questa affermazione? Signor Presidente, io non lo so, io non è che posso leggere nei pensieri io di Comba Kim o di Gasperino o del dottor Fabri o di qualche altro per dire quello che hanno detto. Io come non lei lo so. Di Comba Kim ne parla sì, ma io bene. Infatti io che ne parlo bene perché lei può constatare che io ancora oggi ho due pacchi di Comba Kim sequestrati, che sono bicchieri, posaterie d'argento, perché Kim, quel gesto carino che ci ho fatto io quando lui è uscito, va bene, si vede che non se l'ha dimenticato, tutte le volte che Kim veniva a Palermo. Quindi non ha nessuna animosità nei suoi confronti? No, Kim veniva a Palermo per parlare con altre persone, ma viceversa andare all'albergo, siccome c'aveva all'amico Mutolo Gaspare, ci portava dei regali, quadrettini, delle cose, insomma, che io insomma li accettavo e che io lo facevo stare a casa mia. Lo stesso è con il Palestino, signor Presidente. Il Palestino è stato fermato anche a casa mia e della polizia. Ma sì. Il Palestino, cioè perché non dice il Mutolo è... Io non lo so perché dice questo anche il Palestino, il Mutolo. Questo è il punto. Che dice pure... Ora, il discorso del Maugeri, io che lo volevo specificare, perché anche qua c'entra il discorso del Santa Paola, sempre ritornando sull'asse Palermo-Catania. Cioè, la polizia, quando mi hanno arrestato a me su questa strage, subito, cioè... ha nella sua mente di fare questa asse Palermo-Catania perché ci sono i riscontri di queste telefonate che io ho con il condorente. Io, se lei me lo consente piano piano, non è che è subito io specifico, cioè o se lei mi contesta a me delle cose, io allora ci posso rispondere, ma io non è che posso avere un cervello meccanico, insomma. No, ma io non la volevo interrompere. Cioè, io, per esempio, il discorso che Maugeri viene a casa mia. E viene perché il Condorelle ci dice, siccome questo Maugeri aveva delle pale meccaniche che forse non ci lavorava, e il fratello di Venerande aveva l'interesse di sapere, perché il fratello di Cristaldi, anche se a me non mi conosceva, però sapeva che io mi stavo interessando per il fratello che era in galera per questa domanda di grazia. E sono venuti, io ci sono andati, queste persone io non li conosco, li ho andati a prendere al motel Agip, li ho portati a casa, al fratello ci ho detto di Venerando, di Cristaldi, che c'erano delle buone speranze e che persone mi avevano assicurato che da lì a poco ci dovevano dare la domanda di grazia. A quello che mi dice il Maugeri Nicola, che mi dice che aveva alcune palle meccaniche, qualche palla meccanica, scavatore, non so se io potevo avere... Io non ho queste possibilità, conosco qualche costruttore di qua, cose di vista, ma addirittura al punto di dirci con tutte le pale meccaniche che ci sono qua a Palermo, fai lavorare quella tua, io non ho questa possibilità. E ci ho dato al Maugeri oppure a Cristaldi un pacchettino, che si parla di pacchettino e pacchettino, ma era una collanina. Siccome io e mia moglie sapevamo che Condorella aveva avuto una bambina o un bambino, non mi ricordo bene, ci ho detto: la prima volta che ci incontriamo ti devo fare un regalo, ti devo dare un pacchettino. Pacchettino che era questa collanina già io comprata in un negozio di via Napoli, non mi ricordo come si chiama, la prima occasione io ce la do. Ora, in quanto il riferimento che il dottor Falcone dice che io, parlando con il Condorelle di macchine, mi riferisco a droga, perché lo stesso linguaggio ce l'ho con Kim, perché quando parlo di macchine si riferisce a droga,
Io, ecco, parlando, io mi sono ricordato una cosa. Io, nel mese di aprile, io e mio nipote Carlo andiamo a Teramo, che mi danno un permesso di Palermo per andare a Teramo di 6 giorni. E partiamo con il GTV Veloce, era un Alfa 2000. Io vado a Teramo perché avevo alcuni conti sospesi con delle ditte di mobile di là, fra i quali anche il signor Caruso e Cellina. Loro dicono che non hanno lavorato mai, va bene, mi sta bene che non lavoro mai. Io viceversa di stare a Teramo 6 giorni, ci sono stato 3 giorni, ci ho detto alla polizia, me ne rientro a Palermo. Ma vada al sodo, non racconti tutte queste cose, ci dica. No, perché ora c'è un fatto specifico di Mike. E io scendo con Gabriele, con il Palestini, dopo lo svincolo dell'autostrada di Foggia, a me si scoppia una ruota della macchina e questa macchina la polizia la mente fuori uso. Esatto, però rimangono targhe lì dentro. Io che cosa avevo pensato? Che siccome il Condorelle era di Catania e potesse avere qualche amico che mi faceva trovare qualche macchina rubata e io ci potevo fare cambiare le targhe, cioè perché non avevo la possibilità di pagare i 5-6 milioni che voleva il mio amico, perché essendo in quella maniera io ci telefono al Condorelle e quando ci parlo del discorso, che ora io non sto a ricordare tutte le telefonate che ho fatto io al Condorelle e ci dico il discorso della macchina. Il discorso della macchina mi riferisco perché io avevo pregato al Condorelle se conosceva qualche ragazzo che mi faceva trovare una macchina, un Alfa 2000, per io fare questo cambiamento. Ma si vede che Condorelle non aveva questa possibilità e magari prendeva sempre tempo perché ci sembrava male a dirmene. Per quanto concerne il discorso di Nitto, che a volte si parla di Nitto per quei discorsi dei napoletani, che non ricordo ora bene come c'è scritto, io mentre sono a Teramo cerco di portare anche mobile nel napoletano, a Napoli insomma. Io in galera avevo conosciuto e conosco tuttora un certo Galeotto, che c'aveva una lavanderia a Napoli, che aveva allora il numero di telefono, e a questo io ci ho telefonato mentre ero a Teramo, dicendoci, sai, io, perché io oltre a prendermi un po' di mobile dal signor Caruso e Celline, io acquistavo salotti, acquistavo altri mobili in altri io magazzini oppure. Vabbè, allora quattro. Questo Nitto. Allora io a questo amico ci dico, se come avevo sempre la paura che mi potessero truffare i mobili che mandavo perché ne corrispondevo io, cioè io a Catania per esempio cercavo di interessare al Condorelle, a Napoli cercavo, insomma ogni città, cercavo di interessare a qualcuno per dire a questa bottega ce lo puoi portare queste cose, che i soldi te li danno, va bene. Allora io tramite questo Galeotto che avevo conosciuto io all'infermeria a Palermo nel 77-78, ci telefono che questo aveva una lavanderia, che lo so dopo che questa era lavanderia, perché in galera mi lascia questo numero di, insomma, di, dice se qualche volta che viene a Napoli, dato, dice ci andiamo a mangiare un po' di pesce, ma vabbè. Io mi ricordo di avere questo amico a Napoli, ci telefono, e so che era la lavanderia perché mi risponde o la cognata o la moglie, mi fanno parlare dopo giorni con questa persona e io infatti ci mando diversi camion di mobili che mi fanno vendere nell'entroterra napoletano. Un bel giorno questo mi telefona a me e mi dice che a Catania un amico suo era sceso con un camion remorchio, va bene? Al mercato generale ci avevano fregato questo camion, siccome un camion ne costa più di 120 milioni. Questo pensando che io potesse avere qualche amico, ci ho detto subito sì, io conosco un amico mio, insomma, ho degli amici a Catania, insomma, perché oltre di Condorelli io conosco altre persone a Catania. Cioè, è logico, io che sono stato un po' in tutti i quartieri d'Italia, non è Condorelli, cioè è tirato in ballo perché ho delle telefonate, però non è che sono il Condorelli che conosco. Allora questo mi incarica, mi dà i numeri di targa di questo camion con remorchio e io più volte ci telefono a Condorelli parlandoci di questa persona.
mi sembra che una volta abbiamo parlato a voce, il primo dialogo che abbiamo avuto, che io ci ho spiegato il discorso, e lui mi disse: ti ricordi, dice, a quel ragazzo che anche con noi era, dice, Augusta, un ragazzo, guarda caso, che si chiamava Nitto. Oh, siamo arrivati a... Esatto. Questo, il Nitto era questo ragazzo. Questo ragazzo. Logicamente, nelle telefonate, quando dopo vedono questo Nitto Santa Paola, sì, che la polizia pensa subito che è Nitto Santa Paola, subito non è che possono pensare che a Catania ci sono 150.000 Nitti. Nitto deve essere per forza Santa Paola e Carlo deve essere per forza Carletto Campanella, perché logicamente ecco come nasce l'asse Palermo-Catania. Ma ho capito, basta. Avvocato Inserillo deve fare una domanda, però invitando il suo cliente ad essere... Il Nitto sarebbe sul ragazzo... Era un ragazzo che io l'ho conosciuto allora, che era lui, era portantino a mercato. Quando l'ho conosciuto io portantino era a mercato. Era dentro per rapina quando l'ho conosciuto io. Che età poteva avere? Dunque, allora poteva avere un 22 anni, 23 anni. Io ci parlo del 1963. Ora può avere un 40 anni, 42 anni, 45 anni. Non sto a precisare. Va bene, però il riferimento era a questo ragazzo. Sì. Infatti lui mi dice: te lo ricordi quel ragazzo? Avvocato... Signor Presidente, io non ho alcuna domanda da numero. Porre. Non ha nessuna domanda. Non ho alcuna domanda da porre, ho poi da fare un'istanza. Vabbè, istanza è un altro paio di mani. Vabbè. Allora lei può tornare. Se non ha, mi pare che ha parlato ampiamente, sì, per oltre due cosa, ore. Lampo. Ah, Lampo? Esatto. Sì. Si parla anche di questo che io non capisco come mai dice che mio nipote Carlo ci ha dato dei biglietti per fare... Signor Presidente, questo mio nipote Carlo, io l'ho visto dopo da bambino, dopo che lui è finito il militare, va bene? Mio nipote Carlo, va bene, non è implicato in nessuna cosa che mi si debba, e nemmeno io, al limite io non è che ho mai fatto questa cosa. Cioè, questo mio nipote Carlo si trova coinvolto in questo discorso della valigia, perché Kim dice in questa cosa il vero, che dice che mio nipote ci ha portato questa valigia. Però questa valigia viene, il discorso viene così: io sapevo che mio nipote Carlo doveva andare a Matera da sua mamma e da suo padre, che già aveva il posto nel treno che ci doveva portare, che delle cose. Mi viene a trovare un'amica mia a casa, mi dice: Gaspar, sai, dice, mi dovesse fare, dice, una cortesia, dice, c'è l'amico mio, dice, tuo, dice, Kim, dice, a Roma, dice, siccome ci devo mandare dei soldi, mi dice a me, ci sono soldi, perché cosa? Soldi. Cioè, io non è che io potevo immaginare che questo Kim, quando veniva a Palermo, potesse avere dei traffici illeciti, però io con la certezza non avevo mai capito che effettivamente che questi potevano avere. Dice: quante sono? Dice: no, sono dentro la valigia. Dice: me la fai una cortesia se tuo nipote va a Roma e ce lo porta con un ragazzino, perché dice quello che ce lo doveva portare, dice, è fermato in questura. Dice: dice, se mio nipote non è partito, questa persona io te la faccio, questa valigia te la faccio portare. Allora ci disse: ma dove ce l'hanno l'appuntamento? Dice: sai, dice, l'appuntamento è ancora da decidere. Dice: allora io ci disse, fammi la cortesia, siccome mio nipote non conosce la zona di Roma, insomma, non è che ci è andato tante volte, tu chiama a questo Kim, che sicuramente poteva essere in qualche albergo, e ci dice, siccome precedentemente io mi ero dimenticato, perché lei magari che mi sollecita a essere svelto, una delle tante volte che sono andato io a Roma, e qualche volta ci sono andato pure con mio nipote Carlo, io avevo un appuntamento con questo Kim a Roma, sotto la casa di questa Anna, che c'era una piazzettina, c'era un capolinea di tram, c'erano barre, cioè era un posticino dove c'era molto movimento. E io una volta ho incontrato a questo Kim, che ce l'ho presentato anche a mio nipote.
Ora, l'unico punto che mio nipote sapeva era appunto questa casa di Anna Ianni, che è la via Forteguerri, se non ricordo male. Allora io, per non fare smarrire a mio nipote a Roma, perché sapevo che non conosceva, ci dico a questa persona: guarda, telefono a Roma, a questo che me lo saluti, e ci dice che domani verrà una persona sotto la casa della signora Anna, va bene, ci dice, e vede a questa persona che ti dà questa valigia. Infatti mio nipote, quando io l'ho mandato a chiamare, ci ho detto: senti, mi fai la cortesia, viceversa, tu di andare con il treno, parti con l'aereo, ci dice il biglietto, non ti preoccupare, perché già c'era una persona che doveva partire, ci se vai in questa così, così, dice, io non me la ricordo, dice la via, io ce l'ho scritta, ci se tu prendi un taxi all'aeroporto, vai in questa via, ci se quando scendi c'è un cinese, tu vedi all'angolo del bar, tu prendi questa valigia e ce la dai. Io non lo so il motivo per cui, ora io leggo che c'era già la polizia che seguiva questo mio nipote perché l'aveva intercettato, e chi mi aveva visto che mio nipote era venuto è. Mio nipote però sale, vede là, non vede a nessuno, sale dalla signora Ianna, che dopo me lo racconta mio nipote, vede che non c'è nessuno, si prende di nuovo l'autobus o quello, se ne va a Matera da sua mamma. Infatti l'indomani mattina, che scendono subito con la macchina, arrivano a Palermo. Io già avevo saputo che questa valigia non si c'era data, chi il motivo non lo sapevo, e rimaniamo con il Kim e con questo amico mio, che il Kim, che l'indomani mattina, dopo che mio nipote sarebbe partito e sarebbe andato a Roma, va bene, il Kim mi avrebbe telefonato per dirmi, dice a tuo nipote che viene a tale punto così così. Infatti mio nipote va a Roma, mi telefona a me, io ci dico di telefonare più tardino, insomma il Kim, che nel frattempo mi fa sapere dove è, che doveva andare, che mi sembra che era una piazza dove c'erano i telefoni, mio nipote va là senza sapere cosa c'era dentro. Io non è che ci ho detto a mio nipote se c'erano soldi o se c'erano sigarette o se c'erano altre cose. Mio nipote va là, insomma. Ora, a mio nipote che lo mentono pure in tutti questi pasticci, a me mi sembra una cosa... Ma che c'era nella valigia? Lei che cosa ha detto? Nella valigia che c'era? Cioè, io sapevo che c'erano soldi, però quanti c'erano io non lo so. Da chi la prevenivano questi soldi? Signor Presidente, è un amico mio, purtroppo io non lo posso dire, non è... cioè io non è che posso dire. Lei sapeva che c'erano soldi? Cioè, sapeva. Il mio amico che me l'ha detto, mi ha detto, dice, siccome io ci devo mandare dei soldi a chi, mi dice, e quello che doveva partire, dice, è stato fermato o arrestato, non lo so con precisione. Sì, va bene. Dice, mi fai la cortesia, dice... dice a tuo nipote, dato che è un ragazzino, dice ce lo dico, ma io ci ho sapeva soltanto che c'erano soldi, non io sapevo che c'erano soldi, io effettivamente perché io ce l'ho detto, disse, ma che cosa ci sono? Dice, no, ci sono un po' di soldi, non so se erano 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, non lo so. Poi questa valigia che a chi l'ha restituita, che ne ha fatto? Quando mio nipote va a Roma... Sì, d'accordo, risponda alla domanda. La valigia, suo nipote, se l'è portata a Matera, non l'ha data più a chi? Che ne ha fatto? Andò a Matera, è sceso a Palermo. L'ha restituita a chi? È venuto a casa mia. Sembra l'amico suo o all'altra persona? È venuto a casa mia. Dice, guarda che là... Quindi l'ha restituita a lei la valigia? A me. E lei l'ha data a chi? Io subito ci ho detto, vai a chiamare all'amico mio. Vabbè. E l'ha restituita all'amico suo di cui non vuole fare. No, l'amico mio, allora che mi ha detto, dice, siccome dice, aveva già lui capito il perché, non lo so io, dice, facciamolo partire di nuovo. Allora ci ho detto, vuoi partire di nuovo? Che mio nipote, siccome è un ragazzino e per me ha un gran rispetto, va bene, anche perché
mi ha visto delle pochissime volte, cioè è quando uno che vede uno ogni tanto magari mi ci sono mostrato affettuoso. Lui parte di nuovo l'indomani mattina, cioè viene durante la notte, non so se erano le 3, le 4 non di notte. Va bene. Già nel frattempo quell'amico mio mi aveva detto, dice, ma avete notizie di Carlo? Ci disse no, perché? Dice forse che l'hanno arrestato. Dice, bene, ma che cosa c'era dentro la mano? Soldi. Durante la notte è venuto perché andò a prendere in giornata stessa alla mamma a Bari, perché da Roma, presa l'aereo, andò a Bari cioè a Matera, non so di preciso, ma penso che a Matera, però fece con l'aereo Roma-Bari. Da Bari a Matera si vede che ha preso il treno, il tassì, andò a prendere la mamma che doveva rientrare a Palermo perché si sentiva male o perché doveva accudire agli altri bambini, che era andato da suo marito, che mio cognato era a semilibertà. Lasci stare i particolari. Allora lui scende con la macchina, viene di notte a casa mia e mi dice, zio, guardi che quell'amico tuo cinese là, io dice, non l'ho visto, dice, sono andato dalla signora Anna, dice, pensavo che poteva essere sopra, dice, dalla signora. Lui scende di nuovo, viene, vai di nuovo, appena arriva all'aeroporto mi telefoni, che io ti so dire dove tu deve andare. Infatti lui parte dall'aeroporto e mi ritelefona a me, dice, zio, io sono a Roma. Disse, vabbè, ora mi telefona fra 10 minuti che ti dico dove devo andare. Nel frattempo a casa mia c'era l'amico mio che aveva l'appuntamento, che si vede con Kim, telefona, dice, mi trovo, dice, a tale punto, così, che ora non mi ricordo più. Allora mio nipote mi telefona e ci disse, vai a tale punto che lui va là e ci dà la valigia. A Kim, a Cobba Kim la dà la valigia. Mi sembra che a Cobba Kim, almeno se era questo, se era qualche altro orientale, che non lo so, ma penso che... In realtà quel milione che le dice che hanno dato a Gasparini, alla moglie, Gianni Anna. Ma io non ci ho dato soltanto un milione. Sì. Dico, quei soldi che lei ha dato, poco fa ha detto che li ha dati per conto di altri, non gliele ha dati lei, no? Io non avevo questa possibilità di andare. Ma chi gliele ha dato? Io no, rispondo alla domanda, lei non deve dire chi le ha dato quei soldi. Ma io non glielo sempre posso... questo amico, lo stesso amico che le ha dato quella valigia, quei logico, soldi sempre. O altre persone? No, sempre questo amico. Vabbè. Quindi anche a Gasperini, le sovvenzioni in denaro a Gasperini erano date sempre da amici sempre suoi da di Palermo, di cui lei non vuole fare il nome. Va bene. Ma allora mi pare che possiamo chiudere l'interrogatorio, vediamo se può tornare. Ma dispiace. Signor Presidente, ma non è finito l'interrogatorio. Veramente eravamo d'accordo per l'Ocascio, anzi sono 3 l'Ocascio, alle 11 del mattino, perché no, lei può tornare, lei può tornare.